Ciao a tutti ragazzi, buona domenica. Allora, pagelle di Sassuolo 4, Juventus 2, poi abbiamo una grande fortuna, cioè che domani sarà già vigilia, domani sarà già giorno di conferenza stampa, domani sarà già un focus su Juventus-Lecce, che non è una partita facile, ma lo sapevo da prima di Sassuolo-Juve ed era per quello che mi premeva particolarmente Sassuolo-Juve, perché la partita con Lecce e poi la partita con l'Atalanta mi sembrano due partite toste. Toste, molto, molto toste, nelle quali potremo fare molta fatica. Proprio di questo parleremo domani. Oggi cerchiamo di analizzare per l'ultima volta Sassuolo-Juve e cerchiamo di farci un'idea anche sui singoli, perché ieri sera, in tarda serata in realtà, dopo la mezzanotte, vi ho portato un contenuto che vi consiglio comunque di andare a vedere. Poi questa mattina vi ho portato appunto la mia live reaction allo stadio. Trovate tutti questi video qui sopra nelle schede. Dopo la partita ho avuto il piacere e la fortuna di incontrare i tesserati della Juventus. Non un grande mood, ci mancherebbe altro, però alcuni siparietti divertenti siamo riusciti a viverli. Voto 5 a Massimiliano Allegri. Qualcuno dirà: ma è un voto troppo alto, dovresti dargli di meno. Qualcuno dirà: è un voto troppo basso, dovresti dargli di più. Per me è giusto. 5 è giusto, perché io credo che la partita di ieri, ai fini proprio del risultato, voglio parlarvi semplicemente del risultato, non l'abbia persa Massimiliano Allegri. La partita di ieri, ai fini del risultato, la perdono i singoli che fanno degli errori gravi, gravissimi, come Szczęsny, come Gatti, poi andremo ad analizzarli. Escludere questa cosa dall'analisi della partita dal punto di vista del risultato è follia e malafede. Quindi assolutamente gli errori di Vlahovic, Gatti, Szczęsny non dipendono dall'allenatore. Dall'allenatore dipendono tante altre cose, come la gestione dei cambi. Io vedere Locatelli e Rabiot a 10 minuti dalla fine con la partita che hanno fatto ancora in campo mi era pelle d'oca. Vedere che Milik stava entrando al posto di Chiesa che fa il gol del 2-2 e poi va da Allegri e gli fa anche quella scossona che ho messo anche nella miniatura mi viene la pelle d'oca. Ma soprattutto ieri ci sono state delle colpe dei singoli. Szczęsny e Gatti su tutti, che avranno il voto peggiore in pagella, però la Juventus non dà mai la sensazione di poter costruire qualcosa. La Juventus, quando ha la palla tra i piedi, sembra sempre di non poter fare qualcosa. È quello che vi dicevo nel video di ieri. E allora magari nella prossima partita, almeno si spera, Szczęsny e Gatti quegli errori non li faranno più. Ma la Juve comunque sarà incapace di costruire qualcosa a palla tra i piedi, proprio perché dal punto di vista tattico non viene messa nella condizione di poter impostare un'azione. E queste sono cose che fanno per forza parte del pacchetto dell'allenatore. Quindi, sulla prestazione di ieri, io sono convinto che la Juventus, senza quei due macro errori, due e mezzo se vogliamo, anzi, sono quattro gol alla fine, che la Juve per un motivo o per un altro si fa da sola, la Juventus avrebbe vinto la partita. Però avrebbe vinto la partita contro un Sassuolo contro cui devi vincere la partita, perché è una squadra in difficoltà, era una squadra al quart'ultimo posto in classifica, era una squadra che con le big non aveva nemmeno mai segnato, era una squadra che aveva preso 4 gol dal Frosinone soltanto 6 giorni prima, 7 giorni prima. Juventus contro Sassuolo doveva vincere, cioè io capirei questi discorsi contro il Real Madrid, capirei questi discorsi contro il Manchester City, capirei questi discorsi contro banalmente l'Inter o il Napoli all'interno della Serie A, ma era Sassuolo. E se ieri sera parlavamo anche dei centrocampisti, del fatto che tecnicamente, mentalmente, dal punto di vista della personalità, della leadership, possano non essere imbattibili, io va benissimo, sono d'accordo, però perché non gli diamo mai un'impronta di come potersi muovere? Perché dall'altra parte Boloka e Matheus Henrique sembravano Kroos e Modric del Real Madrid che vince 3-4 Champions di fila? Cioè, ci sarà qualcosa di più, ci sarà anche dell'altro, sì o no? Perché, ripeto, se nella prossima partita comunque i giocatori della Juventus non faranno errori, o si spera che non faranno errori, comunque la Juventus rimarrà incapace di creare un'azione. E questo per forza di cose passa dal lavoro dell'allenatore. La Juventus senza palla, quindi aggredendo, pressando, recuperando, andando in avanti con due passaggi, è più brava. La Juventus quando la fanno giocare al pallone non sa cosa fare. E questo era un problema il primo anno di Allegri Bis, il secondo anno di Allegri Bis ed è un problema anche il terzo anno di Allegri Bis. Quindi se non ci mettiamo mano durante la settimana nel migliorare queste cose, state sicuri, state certi che questa cosa non migliorerà mai. Non è un discorso di allora i centrocampisti e allora banalmente perché rinnoviamo Rabiot? C'è un centrocampista che non ha personalità, non ha tecnica, non ha leadership.
Perché quest'estate lo rinnoviamo a 7 milioni? E perché stiamo trattando il rinnovo di contratto ancora una volta? Perché lo lascia andare e vai a prendere Frattesi, che adesso è il giocatore in hype, il giocatore che avessimo preso noi Frattesi, ma calma, è un giocatore che arriva da Sassuolo, un giocatore giovane, ma dove vuoi andare con Frattesi? Rabiot è un vicecampione del mondo, perché avessimo preso noi Frattesi, questi sarebbero stati i discorsi che avremmo sentito, Sarebbero stati questi. Avessimo preso Milinkovic-Savic, allora, non rinnoviamo Rabiot, prendiamo Savic. Invece rinnoviamo Rabiot. Ci sarà un motivo se rinnoviamo Rabiot, probabilmente perché comunque viene considerato un giocatore importante, che l'anno scorso ha fatto una stagione importantissima, che quest'anno è partito molto male. E se l'anno scorso c'erano stati, secondo me, dei grossi meriti da parte dell'allenatore nel far rendere Rabiot a quei livelli lì, secondo me ci sono anche dei grossi demeriti da parte dell'allenatore nel non riuscire ancora a dare un'impronta di squadra dopo due stagioni completate, un'altra preparazione e cinque partite disputate. La preparazione della squadra nel possesso palla, che sicuramente passa da limiti tecnici e mentali dei centrocampisti, ma passa anche da non prove di allestimento, di allestire una manovra offensiva come andrebbe fatta. Anche il gol del 2-1 della Juve passa da quelle robe lì. Ci arriviamo, perché Szczęsny, a me dispiace, gli voglio un grandissimo bene, rispetto incredibile per questo portiere, sa anche lui, lo sappiamo tutti, quella di ieri è una partita il cui risultato passa per forza di cose dagli errori individuali, e si becca un bel 4. Io ho dato sia a Szczęsny che a Gatti 4, perché credo che siano stati un po' la premiata ditta della Juventus ieri sera, nel senso che il gol dell'1-0 del Sassuolo è tutto di Szczęsny, a parte il fatto che usciamo male, d'accordo, su Auriente prima del tiro, però Szczęsny la para male, gli scivola dappertutto, la becca col piede, se la butta in porta da solo, lì ci puoi fare niente. Gol di Pinamonti, probabilmente Szczęsny la rinvia un po' troppo centrale. Sull'autogol di Gatti io ne ho sentite tante, ne ho lette tante, però la mia disamina è che sì, Szczęsny la poteva sparare su perché comunque mancava un minuto e mezzo e te dovevi recuperare, ma nel momento che la dai a Gatti, cioè Gatti la riceve al portiere, buttargliela lì indietro così mi sembra francamente una follia di Gatti. Se dobbiamo dare una percentuale di colpe sull'autogol di Gatti, do un 5% a Szczęsny e un 95% a Gatti. Se dobbiamo dare delle colpe sul gol del 1-0, totalmente di Szczęsny. Se dobbiamo dare delle colpe sul gol di Pinamonti, si può aprire un libro intero, perché tante volte il Sassuolo era arrivato alla conclusione un minuto prima, il Sassuolo aveva preso anche la traversa con De Frey, anzi no, dopo in realtà, prima dell'autogol di Gatti. Quindi cioè, la Juve ha ballato ieri, ha ballato da portiere, difensore, centrocampisti, attaccanti, cioè ci sono stati credo due giocatori in totale che si sono salvati dei titolari e uno che è subentrato. Quindi stiamo parlando di troppo poco dall'apporto dei giocatori, stiamo parlando di troppo poco dall'apporto che si prepara in settimana dell'allenatore, perché poi quando vai in campo l'allenatore poteva averti fatto fino al giorno prima la preparazione della partita, che cosa fare, lo schema su cui condurre il pallone, però poi in campo ci va il giocatore. Quindi ci sono delle colpe che vanno suddivise, va capito anche come suddividerle, piuttosto che sparare a zero su uno, sparare a zero sull'altro. La colpa di Allegri non è una colpa sulla singola partita, la colpa di Allegri è una colpa in generale sulla preparazione della squadra da due anni a questa parte. Cioè, utile girarci intorno, e poi ovviamente ci sono delle scelte relative appunto ai cambi, ma quella è una cosa abbastanza soggettiva, credo che ognuno di noi possa avere una chiave di lettura diversa. Sul gol invece del 2-1 del Sassuolo mi sono riguardato un attimino, anche lì sì, Rabiot è in ritardo, però Rabiot sta scappando, cioè Rabiot è quello che vi sto dicendo da un po' di tempo a questa parte, se noi le mezzali non le portiamo giù quando impostiamo, ma le facciamo solo salire, non passeremo mai per il centrocampo, saremo sempre costretti ad andare per vie esterne. Ieri Gatti ha voluto forzarla invece, Rabiot stava scappando, poi ovviamente in ritardo, per forza in ritardo, stava andando via, Gatti gliel'ha data, aveva l'opzione di passaggio ancora all'indietro sul portiere, aveva un'opzione di passaggio centrale, aveva un'opzione di passaggio laterale, voluto andarla a dare all'unico giocatore che stava scappando. Ora qua secondo me è il discorso che vi dicevo prima, si apre un discorso di gestione e costruzione dell'azione, quindi cose che probabilmente vengono provate male o non vengono provate in allenamento, è il discorso della scelta individuale del giocatore, perché in quel momento il giocatore è in campo. Quindi Gatti non ci sta che faccia quella roba lì. Poi Rabiot sta scappando, Miretti scivola, Locatelli rincula
E allora la frittata è fatta e ci fa gol Berardi con il suo mancino chirurgico. Però ragazzi, Szczesny e Gatti secondo me si dividono 50% delle colpe sui 4 gol subiti dalla Juventus. Subiti. Invece sul fatto che non riusciamo ad impostare, ad attaccare, limiti dei centrocampisti, limiti nella preparazione dello sviluppo della manovra. Voto 5 a Bremer, che secondo me ha sofferto tantissimo, sofferto un bel po', perché anche lì lento, macchinoso nell'impostare. E poi dallo stadio ho avuto una sensazione diversa di Danilo, perché 2-3 anticipi li aveva fatti bene, poi sono andato a rivedermi le azioni, in uno si viene tagliato fuori, quando Lauriente spara alto non capisce il taglio di Berardi, su Berardi in ritardo, ce ne sono tante di cose che in realtà Danilo ha sbagliato e si porta a casa il 5 anche lui, non si salva nemmeno il capitano questa volta. 6.5 McKennie è uno di quelli che si salva. McKennie ieri mi è piaciuto tanto dallo stadio, poi credo che sia stato ancora più bello vedere McKennie, perché partiva sempre, cioè McKennie partiva sempre. Si vede che in questo momento McKennie sta molto bene atleticamente, molto meglio degli altri probabilmente, e non gliela davano mai. Giocavamo spesso sulla destra, a McKennie non la davamo mai, e comunque anche se non la davamo portava via l'uomo, eppure non sfruttavamo mai questa cosa qua. È un peccato, perché comunque Gatti in fase propositiva è un giocatore che comunque spinge, si propone appunto. Poi ci sono stati dei limiti difensivi, degli errori individuali. Però quella corsia di destra con Gatti e McKennie funzionava, perché si proponevano sempre, erano due giocatori propositivi. McKennie rischia di fare il gol dell'1-1, rischia perché Vigna comunque la tocca e fa autogol, però McKennie ha seguito l'azione, e ripeto, McKennie era uno di quelli che provava sempre ad andare dentro. Infatti io ieri nemmeno avrei sostituito McKennie, l'avrei semplicemente spostato come mezzala di destra, perché Locatelli e Rabiot stavano facendo delle partite improponibili. McKennie fatto una bella partita, gliel'ho detto anche ieri sera, e credo che gli abbia fatto piacere, perché ho visto poco riconoscimento della prestazione di McKennie ieri sera, che è l'unico insieme a Chiesa che secondo me si salva nei titolari. Voto 5 a Miretti, voto 5 a Locatelli, voto 5 a Rabiot, ma per motivi diversi, ma alla fine la sostanza è sempre quella. L'unico che andava un po' a prendere la palla era Miretti, però devo dire la verità, l'unico che provava ad andare a prendere il pallone era Miretti. Locatelli, brutto fratello delle partite tra Nazionale e Sassuolo. Rabiot non è ancora partito, ragazzi. Rabiot, a parte il gol alla prima giornata, che vabbè, gol di testa, ma Rabiot non è ancora partito come sa fare lui. È un po' un diesel, credo, come Bremer, per via del fisico, va male. Poi, ribadisco, Rabiot, Locatelli, io non credo che sia un centrocampo così scarso. Il terzo è o Miretti o Fagioli, che d'accordo, magari Miretti è ancora un po' indietro, Fagioli secondo me è più avanti, però Rabiot, Locatelli e Fagioli è un centrocampo che l'anno scorso si è classificato al terzo posto in Serie A. Tutti li girarci intorno, da quando Fagioli è subentrato, è diventato un titolare, Fagioli, Locatelli e Rabiot è un centrocampo che è arrivato terzo in Serie A. Centrocampo che è arrivato davanti a quello del Milan, è arrivato a pari punti con quello dell'Inter dell'anno scorso. Quindi sì, sicuramente ci saranno dei limiti, d'accordo, però perché a questi giocatori non riusciamo a dare un'impronta? Perché a questi giocatori non riusciamo a dare una continuità? Perché a questi giocatori come Rabiot e come Miretti devono sempre scappare quando parte l'azione, se non Miretti che ogni tanto la va a prendere? Perché Locatelli non la va mai a prendere? Ma perché non ci lavoriamo su queste cose? Ma cioè, a un certo punto mi chiedo, ma le sto vedendo solo io? Cioè vedo solo io che Locatelli non va mai a prendere il pallone? Vedo solo io che Rabiot non va mai a prendere il pallone? Lo vedo solo io che quando Miretti va a prendere il pallone poi si ritrova in mezzo a quattro giocatori? Cioè ieri il Sassuolo neanche ci pressava e noi andavamo in orizzontale. Nel primo tempo il Sassuolo non ci pressava, ci lasciava giocare e noi non sfruttavamo mai un cambio di ritmo, un cambio di accelerazione, un cambio di passo, un palleggio, un fraseggio col centrocampista e la mezzala. Ma mai, mai. Perché? Saranno i giocatori che non cambiano ritmo. Mi sa anche che sono i giocatori che devono improvvisare la giocata a seconda di quella che è la giornata tutte le volte. Kostic 5.5, invisibile, fantasma formaggino, cioè dove è finito? 5.5 perché 5 non se lo meritava, perché gli altri hanno sbagliato tanto, 5.5 perché è stato abbastanza invisibile, dai, diciamo così. Non il miglior Kostic ancora, non proprio. Così,
due grossi così, 7,5, perché è stato l'anima di questa Juventus, signori. Cioè il gol dell'1-1 nasce da una sua giocata strepitosa, punta all'uomo, salta l'uomo, dribbla l'uomo, se lo mangia. Ovviamente col pallone sul secondo palo, io allo stadio pensavo addirittura che non l'avesse toccato nessuno, pensavo fosse gol di Chiesa. Ma giocatona, che provoca l'autogol di Vigna, che stava per provocare il gol di McKennie. Giocatona. Secondo tempo, quel gol lì del 2-2, quell'esultanza furiosa di rabbia, e comunque sempre dentro la partita, sempre a cercare di andare a prendere l'uomo, i giocatori che lo cercano sempre, e poi fa delle partite dispendiose dal punto di vista energetico, e comunque ne ha sempre. Perché a un certo punto, visto che proprio non ne avevamo più, l'unico che c'aveva era Chiesa, quindi cosa diventava? Palla Chiesa, speriamo che faccia qualcosa. Sì, ma ragazzi, non può essere così, Perché poi magari vecchia la giornata in cui non è in forma, e allora abbiamo perso per colpa di Chiesa. Oh, ma iniziamo a mettere tutti i giocatori all'interno di un contesto, che poi i giocatori forti debbano fare la differenza, io sono d'accordissimo. E Chiesa, ieri era Sassuolo contro Chiesa. Federico Chiesa, voto 7,5, è l'anima di questa Juventus. Voto 5 a Vlahovic. A me non piace che Vlahovic faccia delle partite così nervose. Cioè, se l'arbitro al minuto 7 non ti fisca un fallo, non puoi uscire dalla partita. Cioè, non puoi sparire dalla partita. Ecco, Dusan Vlahovic avrebbe tanto da imparare da Federico Chiesa, dal punto di vista mentale. Perché poi la differenza tra un giocatore che ha potenziale, un giocatore molto forte come Vlahovic, un giocatore che considero veramente giocatore di un livello superiore come Chiesa, sta lì, nella testa. Perché Chiesa e Vlahovic tecnicamente hanno delle ottime potenzialità, però Chiesa in testa è più forte di quegli altri, e Vlahovic deve imparare tanto dal suo amico. È stato bello poi vedere Chiesa che andava a esultare con Vlahovic in panchina appena sostituito per il gol del 2-2. Significa che comunque c'è un legame profondo tra i due, amicizia vera, e spero che possa veramente aiutarlo. Quel gol che si mangia è un gol che non può mangiarsi uno come Vlahovic in quel momento della partita, perché la Juve poi lì la va a pareggiare. Juve che ha dei problemi mentali forti, perché come vi dicevo anche nel video di ieri, quando abbiamo fatto poi il 2-2 ci siamo andati ad abbassare con Landucci che chiedeva di salire, noi invece rimanevamo bassi, che è un po' una mentalità che ci ha portato l'anno scorso a non raggiungere risultati, faccio gol e poi mi chiudo, faccio gol e poi difendo il risultato anche se un pareggio va bene. Cioè se te a 13 minuti dalla fine fai gol del 2-2, che poteva essere ben prima perché Vlahovic poteva farlo prima di Chiesa, cioè tu hai 13 minuti per vincere la partita. Nel momento in cui la Juve fa il 2-2, se mi avessero detto guarda che la Juve adesso ne prende altri due e perdete 4-2, ho detto dai, stai zitto, delle due più probabile che la Juventus faccia il 3-2 al Sassuolo. Invece no, quindi problemi mentali, problemi di gestione, problemi tattici, problemi tecnici, cioè ce n'è a bizzeffe qui, La partita di ieri la leggi, secondo me, davvero in tre modi differenti. E ognuno devi dare il peso che devi dare sulla partita singola e invece sul totale della stagione, sul totale della gestione, sul totale del percorso che ha portato al terzo anno di guida tecnica. 6,5 fagioli, perché quando è entrato è stato l'unico che mi sembrava davvero crederci. Non credo che sia un caso che l'assist per Federico Chiesa del 2-2 venga da Nicolò Fagioli. Fagioli si incazza anche con il difensore a un certo punto, c'è una scena in cui si incazza con Bremer e dice: oh, più velocemente, devi darmi la palla. Cioè si stava perdendo o si stava pareggiando, comunque non si stava vincendo. La Juve bisogna vincere e giocare per vincere e andare in campo per vincere, per vincere. Perché se sento che la Juventus è da quarto posto perché Milan, Inter e Napoli sono migliori della Juventus, allora io pretendo che contro tutte le altre squadre la Juventus faccia la partita che poi perda da Milan, Napoli e Inter. Perché se è questo il motivo per cui la Juventus dovrebbe arrivare al quarto posto, perché ce ne sono tre migliori, Sassuolo non è migliore della Juventus. Non è migliore della Juventus. Il Sassuolo non è migliore della Juventus. E allora la Juventus non può perdere 4-2 col Sassuolo. Non può. Succedono delle cose storte, succedono degli episodi, succedono degli infortuni, succedono degli errori macroscopici dei giocatori. Succede dopo 10 minuti che Szczęsny fa la cappella, Dopo 10 minuti. L'autogol di Gatti arriva che ne hai già presi altri due. Perché in mezzo non c'è una costruzione? Perché in mezzo non c'è la squadra che gira e prova ad andare a bombardare la porta del Sassuolo? Cioè, perché invece che questa roba qua rischi addirittura di prenderne altri? E perché uno come Fagioli, che è un classe 2001, entra in campo e deve insegnare agli altri a muovere la palla e a muoversi velocemente e andare a prendere il risultato? C'è qualcosa che non va, ragazzi, su più fronti.
5,5 Ealing, qualche sgasata, niente di che. 5,5 UEA, qualche sgasata, niente di che. 5,5 Ken. L'unico ricordo che ho di Ken è che va a prendere la palla nella porta del Sassuolo dopo che Chiesa fa il gol del 2-2. Però buttato nella mischia così, anche lì il cambio Vlahovic-Ken. Vlahovic sta giocando male, però puoi inserire un attaccante in più, togliere un centrocampista, che sei sotto, rimaniamo ancora col 3-5-2, e poi stava per togliere Chiesa per mettere Milik e rimanere comunque col 3-5-2, con Milik che entra a un certo punto, quando poi la Juve prende il terzo gol. Però cos'è, Milik entra, te la devi risolvere, ma che è? Cristiano Ronaldo. Vabbè, signori, queste sono un po' le pagelle di Sassuolo 4 Juventus 2. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Vi lascio stare per questa domenica, vi ho già rotto abbastanza, e noi ci vediamo domani con i video per iniziare a parlare anche di Juve Lecce. Mai avrei pensato di dirlo, ma in un momento del genere, dove mentalmente la Juve è sembrata instabile, dove tatticamente la Juve è instabile, Juventus Lecce diventa una partita pericolosa. Molto molto amaro dire una roba del genere.